Non tutti gli angeli hanno le ali, alcuni hanno una moto, ma indipendentemente da come si presentino, il loro compito è lo stesso, aiutare. Quello dei Cuori in Corsa è un progetto dallo spirito nobile e dall'animo generoso, nato per combattere la sofferenza di ogni essere vivente. Un obiettivo importante da raggiungere, ma non impossibile, la realizzazione del primo racing team animalista d'Italia, che unisce la passione per le moto al mondo della solidarietà e del bisogno degli animali. Sabato mattina è stata presentata, all'interno di una conferenza stampa tenutasi nella splendida Villa Mirafiore di Pesaro, la prima campagna di raccolta fondi a sostegno del mondo animale. Un progetto dal forte impatto emozionale che è un testimonial d'eccezione. Il pilota pesarese specialista della classe 250 Grand Prix, Giacomo Lucchetti, animalista convinto, che da anni si batte, sfruttando la visibilità dello sport, per la difesa dei diritti degli animali. È una campagna che oggi sarà presentata, partirà ufficialmente mercoledì 18 gennaio, proprio in Piazza del Popolo a Pesaro, con un flash mob con tutti i cagnolini sulla nostra moto, su Carena Randagia, e finirà, in pratica, terminerà il 28 di febbraio. Questa campagna servirà poi per riuscire a raggiungere quel goal a livello economico, per riuscire a costruire questa struttura come primo racing team animalista d'Italia. 40 giorni di pubblicità, di campagna di divulgazione e sensibilizzazione, accompagnato dalla sua immancabile cagnolina Juliet, per raggiungere il primo ambizioso obiettivo di 67.000 euro. Molto ambizioso, perché dall'acquisto del furgone all'acquisto della struttura che verrà, sarà sempre presente durante le campagne di sensibilizzazione, le raccolte alimentari, fino ad una nuova moto su cui posizionare tutte le campagne di sensibilizzazione in tutti i circuiti in cui andremo a correre. Quindi portare l'attenzione di tanti appassionati di moto verso una tematica animalista che oggi come oggi purtroppo segna ancora dei numeri disastrosi, specialmente purtroppo al sud Italia. Sono state oltre 50 le missioni di soccorso che abbiamo svolto fino ad oggi e purtroppo, ecco, se le amministrazioni locali non si sveglieranno, purtroppo questa tematica difficilmente andrà a spegnersi. Una raccolta fondi rivolta agli amici più indifesi, vittime di storie tristi quali abbandono o calamità. Eventi che purtroppo, benché odiati da molti, sono ancora abbastanza diffusi, rappresentando un problema sociale e sanitario. Da martedì 17 gennaio sarà online il nostro nuovo sito, dove ci saranno tutti i riferimenti per le varie donazioni. La campagna crowdfunding verrà effettuata sulla piattaforma Eppela, poi si trova subito la campagna di Cuori in Corsa e da lì in pratica poi noi chiaramente divulgheremo il link per andare direttamente sulla possibilità, insomma, di poter donare. Una formula unica che unisce due mondi apparentemente distanti, ma che insieme rappresentano una forza e una speranza per un futuro migliore.